Buona domenica, scusate il timbro di voce, ma sono raffreddato da un paio di settimane e non ne esco fuori. Allora, l'unica cosa positiva di queste 2 settimane di pioggia è che ovviamente il verde è esploso. Qui ho un cassone pieno, pieno, pieno di lattughe varie, lattughine, cavolo cinese, ho messo rucola da quest'altra parte, guardate cosa non c'è qui. E sono riuscito a tenere a bada le lumache grazie a, come vi dicevo, al Ferramol. Ecco. Alla trappola, ecco, adesso devo, vedete, devo ripristinare il ferramolo all'interno di queste trappoline qua, le Lima Trap. Le ho riacquistate perché ho visto che comunque fanno bene il loro lavoro, me ne era rimasta soltanto una, che è questa, e qui ho salvato il cassone dalle lumache. Dove non c'è quella avevo messo il ferramolo così a spaglio, qualcosa ho risolto ma non tantissimo perché ovviamente le piogge sono state fortissime. Guardate solo questa costa qui, è nata da sola, è da quest'estate che la vedo, adesso è esplosa con le piogge, con le temperature abbastanza miti, quindi questa è pronta per essere raccolta. Ho i cavoli che stanno tutti tutti bene, mai come quest'anno sono riuscito ad avere, ecco guardate, un avvio di cavoli tutti uno più bello dell'altro. Io credo che un buon boost l'abbia avuto all'inizio quando le ho messe a bagno le piantine dentro l'humus di lombrico liquido. Era un esperimento, era la prima volta, non avevo mai visto nessuno farlo e devo dire che mi sto trovando veramente bene. Cioè, guardate, sono alte, mi arrivano al ginocchio, eh. Dai, tutto sommato sta andando abbastanza bene. Ovviamente le limacce ci sono, e come. I finocchi non riesco a rincalzarli perché continua a piovere. Adesso ho un po' di tregua, ma il tempo veramente fa pietà. Sono vicino agli amici delle regioni colpite, hanno avuto ingenti danni, mi dispiace molto per loro, veramente moltissimo. Ecco, guardate, ho tutti tutti i cavoli con questo ritmo di crescita vigorosissimi. Qua c'è ancora un po' di pomodori da togliere. Volevo fare un video sull'orto autunnale, se la mia voce torna e se il tempo mi dà clemenza farò un video autunnale. Ovviamente qua abbiamo ancora qualcosa dell'estivo, che sto raccogliendo. Bene, vi auguro una buona domenica.